logica che lei sbagli come sbaglia. Sì. Ecco, perché sbaglia come sbaglia? Perché è stato interrotto quel filone di lezione che era sempre la stessa cosa. Vale a dire, lei era meccanizzata, non meccanizzata nei movimenti, lei era abituata a fare lezione con un maestro il quale gli dava certi, diciamo, certi stimoli ai quali lei reagiva. Una volta che ha cominciato a tirare, lei questi stimoli del maestro non li sente più. Sì. Comincia a sentire quelli dei suoi allievi. Sì. Non vede più quelli del maestro. Sì. Capisci? Allora lì comincia il lavoro grosso, vale a dire di fargli capire che gli stimoli che danno uno e che ne danno l'altro sono gli stessi. Ecco perché ora lei si sbaglia spesso. Mentre prima te lo faceva naturale il movimento, no? Ora invece vedi, esita un po' perché quando lo fa lì a volte non riesce, mentre invece a te non riesce a sempre perché. Ma il movimento è uguale, te lo fa. Soltanto lo fa più ritenzione, ecco. Ma c'è un bambino che si riesce a capire. Capito? Cioè, ecco i vantaggi che c'è nella schema. Vale a dire, io per esempio quando ho cominciato a tirare facevamo gli esercizi fra di noi, ragazzi. Era una cosa meccanica, invece metà via istintiva. Ma fanno comunque gli esercizi i ragazzi fra di loro? No, no, non li fanno. No, cioè, quando tirano fra di loro, se cioè, non c'è non è qualche... che lei gli dia qualche indicazione, cioè allora questo, se c'è qualche cosa che noi rimarchiamo che non è secondo la prassi, allora dicevo, rifatemi, fatemi vedere come l'avete fatto. Ah, è sbagliato, cos'è sbagliato? Allora loro stessi capiscono. Se non l'arrivano a capire, allora gli diamo un consiglio. Però il consiglio, dopo che gliela date, è finito, sparisce. Non è che rimane. Alla prima occasione che c'è da fare lezioni, glielo facciamo rifare. Cercando sempre di peggiorare la situazione in modo da metterlo sempre più in crisi, fino a che poi ne diventa di sua proprietà, ecco. Quindi, non c'è, praticamente non gli si dice se immagina chi riesce a mantenere male. Beh, questo dal punto di vista teorico è eccezionale, è ma la pratica è quella che... Cioè, ma alla fine come si fa praticamente? Vedi, è la cosa più semplice, caro. È la cosa più semplice e la più stupida. Perché se te pensi, e poi te ne accorgerai i giorni sarei padre, che te al tuo bambino di 10 giorni, di 20 giorni, gli puoi insegnare a scacciare le mosche. Oppure lui le scaccia. Capisci dov'è il discorso? Quello che non si può concepire è la realtà, perché noi si parte dal presupposto che a noi ci hanno imposto questo. Sto si rendo l'idea? No, ma io su questo sono già completamente d'accordo, ma bene o male qualche cosa di meccanico bisogna pur darglielo, insegnargli come si tiene male il fioretto a portare la meccanica gliela insegni senza fargliela vedere, perché quando te hai una bambina come questa qua gli allunghi il braccio, batte e tira. Quando gli allunghi il braccio e gli fa una cavazzone, non batte, e sta ferma. Sto sentendo l'idea. Gli fa una cavazzone, deve batte. La seconda volta con la doppia contro batte e tira, perché ha trovato il ferro. Se non la trova non tira, se ne va. Capisci dove vai? Non c'è bisogno che glielo dica io. Ho capito, ma fare ad esempio la doppia contro gliela devo insegnare? No, la fa da sola. La prova da sola, cioè... La fa da sola. Farà un movimento larghissimo che tu puoi correggere dopo? No, non credere. Non credere. No, perché quando lo fa largo, te la tocchi. E là dici, dirigi passa un po', eh? Allora gli dici, guarda mi faccio io, fai vedere la cosa. Senza dirgli come te, ma facendolo piccolo te... Per esempio quando fa la controcavazione, la fa così, e dice ma questo siamo a Piazza San Marco. E se te c'è un quaderno con i quadrettini, devi scrivere un numero, prendi tutta la pagina, se no quadrettini, perché tu prendi tutta la pagina?
allora capisce bene, ma è più poco. Beh, ad esempio, da come li mettete in guardia in quel modo particolare? Quello già è un'impostazione. Non ho capito lei. Cioè, già l'impostazione della guardia è particolare. Non la quindi... vedi lei? Lei la vede, per esempio, quella bambina è seduta lì. Se fosse oggi il primo giorno e viene, lei la vede come stanno qua e viene. La vedono, come... la vedono dagli altri. E come imparano a lanciare la stoccata? Perché avendo la punta per aria è anche difficile riuscire a mettere la stoccata dentro. Ma ci riesco. E questo è il più bello. Ma senza dirgli niente? E questo è il bello. E come fanno? Come fanno? Prova a farlo fare e vedendo farlo. Senta maestro, però c'è un discorso.